Quando pensiamo alla malattia di Parkinson pensiamo subito a segni molto evidenti come i tremori. In realtà ci si potrebbe accorgere molto prima dell'insorgenza della malattia con segni che non sono così visibili ad occhio nudo e questo potrebbe cambiare il percorso anche di vita di un paziente. Ne abbiamo parlato con Gian Gimilesi, che è il nuovo presidente di Parkinson Italia Onlus e che appunto ha avuto un'esperienza molto simile a quella che ho raccontato. Come si è accorto appunto di un inizio di questa malattia? Sì, non è solo il fatto che i sintomi sono altri, ma che non si attribuiscono certi sintomi al Parkinson. Nel caso mio era una depressione che ho tentato di curare per anni, che ho curato per anni, anche con successo in parte, però non siamo mai arrivati alla conclusione della cura. Perché? Perché c'era qualche cosa di, come posso dire, strutturale, di neurologico, e devo dire che ho avuto la fortuna, e questo non è un bene, che sia stata una fortuna la mia, di incontrare una psicologa particolarmente competente, particolarmente modesta, particolarmente capace di mettersi in discussione, e quindi alla fine mi ha spinto ad andare a fare delle altre ricerche e abbiamo trovato che c'era un Parkinson. Non era così difficile perché c'avevo una familiarità. Ecco, di fronte a queste cose, di fronte a tutte i discorsi, le persone che mi hanno avvicinato, le cose che ho sentito, mi sono reso conto che bisogna rimboccarsi le maniche, insomma, che questa malattia così diffusa, perché stiamo parlando di 0,5-0,10% della popolazione, quindi stiamo parlando di grandi numeri, e c'è un'ignoranza abissale di questa malattia. E come dice giustamente lei, una diagnosi precoce consente oggi di curarsi e di come dire, creare un'aspettativa di vita, è un'aspettativa di vita di buona qualità, quasi come una persona che non ha Parkinson. Lei oggi come sta e come vive? Quali sintomi per ora sono comparsi? Io sono fortunato perché sono qui a occuparmi di Parkinson. Mi dicono: ma chi te lo fa fare? Sì, è proprio invece dare un senso alla mia malattia e a quello che mi sta succedendo. Posso venire qui a Firenze prendendo un treno all'alba perché sono sotto cura. La cura non è solo farmacologica, è psicologica, e questo ovviamente deriva dalla mia partecipazione all'associazione. Ed è anche fisioterapica, perché è ovvio che sarei annichilito e piegato se non facessi i miei appuntamenti con la palestra più bisettimanali, almeno forse dovrei anche accentuarli. Ecco, queste cose sono a portata di tutti e sono un interesse del sistema sanitario, perché il sistema sanitario così com'è è destinato il welfare è destinato a non essere sostenibile. Paradossalmente un approccio verso la salute, verso il trattamento della malattia, non come malattia, ma come benessere della persona e quindi della sua partecipazione, integrazione alla vita sociale. Oggi il malato di Parkinson tende ad essere espulso dal processo produttivo. Ecco, invece se partecipa al processo produttivo, ma in ogni caso se partecipa al processo generativo, se portiamo i nostri nipoti al parco e ci rendiamo utili, questo è un vantaggio per noi, per la nostra qualità della vita e per il sistema sanitario nazionale.